Questi sono i volti della fatica, ricoperti di fango, di chi ha finito la Marathon degli Stazzi. Ci troviamo nel cuore dell'Italia, in Abruzzo, tra i Monti Marsicani in provincia dell'Aquila, per una gara tra sterrati resi pesanti dal fango e la natura più selvaggia. Due percorsi. Quello corto, di 42 km, con 1250 metri di dislivello positivo, e la Marathon di 64 km, con oltre 2000 metri di dislivello. Sono passati 20 anni dalla prima edizione. Abbiamo cominciato ispirandoci un po' alla Rampilonga delle Dolomiti, perché era una gara che noi avevamo frequentato a livello di team. E da lì partì l'idea di fare appunto una gara qui da noi, ed è cominciata questa avventura che ormai dura da 20 anni. Ormai dura da 20 anni. Siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ci sono diverse cose che rendono unica questa manifestazione. Partiamo dall'ambiente, un ambiente molto particolare, un ambiente naturale, poco antropizzato, per cui si ha proprio l'impressione di immergersi nella natura più piena, più bella. Abbiamo un posto particolare con un centro storico molto bello, molto grande, e poi perché è una gara che è interamente pedalabile. Non ci sono salite che si fanno a piedi. Il percorso di quest'anno è simile a quello degli anni scorsi. Abbiamo apportato delle modifiche per bypassare dei tratti troppo fangosi. E in particolare abbiamo eliminato il famigerato Pratone di Passocodi, che è un altopiano famoso soprattutto per le zolle, per la falasca, cioè l'erba, che lo rende particolarmente duro. Un'altra modifica che abbiamo apportato, un taglio, cioè un'aggiunta di un single track nei pressi del paese, e poi il taglio dell'ultima discesa verso il lago di Scanno, che abbiamo sostituito con il famoso sentiero del cuore, che consente peraltro di apprezzare il lago appunto a forma di cuore ed è frequentato da tanti escursionisti. La gara è intitolata agli Stazzi, che sono dei ricoveri per i pastori che caratterizzano il nostro territorio montano. La zona di Scanno è disseminata di stazzi e la nostra gara ne costeggia almeno una dozzina. Le ruote di questi atleti, rese pesanti dalle condizioni del percorso, raccontano la passione e la determinazione della doppia sfida con se stessi e con il cronometro. Tecnicamente non è il percorso più difficile che c'è in Abruzzo, però mette a dura prova con quella salita iniziale molto lunga. La passione della mountain bike è iniziata con mio papà, che quando ero piccolo lui usciva in bici con gli amici, e vedendolo mi è sempre piaciuto. A me piacerebbe diventare professionista piano piano, perché ho iniziato a fare gare da 2 anni. Sono molto soddisfatta perché non è il mio sport, io vengo dalla strada, quindi cimentarmi nel mountain bike è sempre quasi un'incognita, però sono davvero contenta. Ma io dico che sono due sport completamente diversi, qui è un impegno diverso completamente di tutto il fisico, è un impegno anche molto mentale. La strada è molto più lineare, più facile, qui l'impegno è veramente totale. Sono abruzzese, abbiamo questa gran fortuna di vivere in un posto meraviglioso, in un parco nazionale, quindi oltre alla fatica tutto viene ripagato da una vista meravigliosa. È stata una bellissima gara, ho cercato di avvantaggiarmi sin dall'inizio e da lì, quando ho visto che sono riuscito a fare il buco, ho continuato gestendo la gara, cercando di non mollare mai, e alla fine devo dire che è andata bene. Sono riuscito ad arrivare solo, è quello che importa. Il percorso è bello, è selettivo, c'è una salita lunga all'inizio e poi da lì
abbastanza tratti tecnici da spingere, quindi non è da sottovalutare come percorso. Paesaggisticamente è uno dei migliori. Diciamo la seconda volta che partecipo a questa gara e quindi dai, sono molto contenta, calcolando poi il tempo che c'è stato questi giorni, diciamo gli organizzatori sono stati molto bravi. A livello tecnico sicuramente è un percorso che non perdona in alcuni tratti, quindi molto veloce l'inizio, poi la seconda parte diciamo che è un pochettino più tecnico, un percorso di montagna, quindi quando si sale a 1800 di quota e si riscende per forza di cose troviamo rocce, sassi, radici che mettono alla prova. La mountain bike è più di uno sport, è la passione che si nutre di avventure selvagge. Sentieri sterrati e paesaggi mozzafiato diventano fedeli compagni di viaggio, mentre il corpo e il volto si ricoprono di fango. È il segno stupendo della passione, testimonianza della sfida con la forza della natura, che si ripete pedalata dopo pedalata, al termine di ogni discesa, al culmine della salita più impervia.